Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti numerosi, direi, a questo secondo webinar di marzo relativo alla Clean Beauty. Sono Daniela Ronchetti, Chief Innovation Officer di Maxi Moss, e quest'oggi vi presento le alternative ai siliconi alle microplastiche. Come vedete, purtroppo la mia collega Mara Visi oggi non è potuta essere presente, ha avuto un contrattempo, però insomma, cercherò di sopperire al meglio. Bene, prima di condividere con voi la presentazione, vi segnalo il mio indirizzo mail, qualora abbiate interesse a ricevere in formato elettronico le slides o per qualsiasi domanda tecnica o commerciale. Spero che le slide scorrano regolarmente. Vediamo, ok, siamo arrivati. Penso che tutti vedano la seconda slide. Aspetto dalla regia mi venga confermato. Ok. Bene, darei inizio alla presentazione su Clean Beauty con una breve introduzione sull'argomento, dato che ne abbiamo parlato un paio di settimane fa nell'ambito delle alternative ai talchi, ma vi darò giusto alcune informazioni, direi, sostanziali sull'argomento. Ecco, innanzitutto da dove nasce l'idea della Clean Beauty? In cosmetica certamente c'è stata una mutata, chiamiamola consapevolezza, del consumatore su diversi fronti, che sono legati a una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, ma anche alla sostenibilità etica, sia degli ingredienti che dei prodotti. E diciamo che questa nuova consapevolezza non è ristretta all'ambito cosmetico, anzi direi che pervade a 360 gradi ogni ambito della nostra vita. E ha preso origine in realtà dal settore alimentare, poi da lì si è trasferito e trasformato anche nell'ambito cosmetico. Inoltre sappiamo come il periodo forzato lockdown che stiamo vivendo ora, che abbiamo vissuto nel passato, ha accelerato questo processo, portando poi alla nascita e allo sviluppo di nuove filosofie e direi nuove necessità. In questa slide vedete alcuni punti importanti, il punto di vista del consumatore e il punto di vista del dermatologo. Allora, come dicevamo, il consumatore ha a cuore alcuni problemi, tra cui la effettiva sostenibilità, l'eticità dei cosmetici ed è molto più attento all'ingredientistica che non nel passato. Sappiamo come esistano diversi siti e diverse modalità per il consumatore per poter conoscere il suo prodotto. Tra l'altro, da una valutazione dei termini più ricercati in Google, detox e wellness sono certamente in cima alla lista. E un'altra importante conseguenza di questo mutato, ora chiamato new normal, no? Questa nuova modalità di vita, è la sensibilità del consumatore all'utilizzo di ingredienti sicuri e non potenzialmente tossici o comunque sensibilizzanti. D'altro canto, anche i dermatologi hanno osservato un aumento dei casi di pelle sensibile o comunque sensibilizzata negli ultimi anni, motivo per cui i prodotti dedicati alle pelli sensibili sono molto richiesti e i consumatori si sentono più tutelati utilizzando prodotti specifici che siano rispettosi dell'equilibrio cutaneo. In definitiva possiamo dire che la Clean Beauty nasce da una esigenza del consumatore non necessariamente legata al naturale, ma certamente correlata a sicurezza e trasparenza. E d'altro canto, il movimento della Clean Beauty rappresenta una vera e propria opportunità per l'industria cosmetica, per lo sviluppo di ingredienti da una parte e prodotti finiti dall'altra, che siano in linea con questa nuova idea, questa nuova filosofia. Vediamo quindi come la Clean Beauty sia legata ad alcune necessità chiave del consumatore, tra cui sicurezza e trasparenza. Questi sono poi i due punti cardine. Come abbiamo detto, la Clean Beauty nasce dal consumatore, da una sua esigenza, una sua idea, una filosofia portata avanti da un movimento comune che è un movimento di nuova coscienza pubblica legata al beauty. Quindi ad oggi non esistono regole che siano univoche o delle definizioni che siano esaustive, che possano descrivere questi parametri principali che fondano la Clean Beauty. Quindi ad oggi questo rappresenta sia un limite, sia un'opportunità per l'industria cosmetica. Quello che possiamo dire è che la Clean Beauty non necessariamente segue i dettami della Green Beauty e della Beauty certificata, è un concetto diverso.
qui alcuni punti in summary che sono cardine della filosofia clean. Less is more, quindi meno ingredienti sono percepiti come più sicuri, meno più tollerabili, l'uso di ingredienti non dannosi e potenzialmente dannosi, una trasparenza di comunicazione sul labeling è certamente importante, la raccolta etica e sostenibile degli attivi naturali, la responsabilità sociale, la sicurezza, l'abbiamo detto, e la sostenibilità intesa lungo tutta la supply chain, quindi dalla coltivazione o dalla sintesi di un certo ingrediente cosmetico fino al packaging, addirittura fino al disposal, quindi quando il prodotto cosmetico finisce la sua vita. In ultimo, ma non meno importante, c'è la necessità del consumatore di vedersi coinvolto in azioni che siano sostenibili, concrete, messe in atto dalle aziende che poi sono coinvolte nella produzione e nella commercializzazione del cosmetico. Quindi vedrete nel mercato, le avrete viste, delle azioni di marketing che sono state intraprese da alcuni big player nel mercato che legano l'acquisto di un determinato prodotto ad azioni che promuovono sostenibilità ambientale. Ambientale, sociale, questo per coinvolgere ulteriormente il cliente finale. Bene, entriamo ora nel merito di quella che è la prima parte di questa presentazione dedicata alle alternative ai siliconi. Avremo poi una seconda parte dedicata alle microplastiche. In questa prima parte vedremo dei prodotti dei nostri partner KS Pearl e Chemie Union. Parliamo di make-up in prima istanza, quindi presentiamo alcuni prodotti di KS Pearl, che è il nostro partner coreano, che ci propone delle alternative ai siliconi sulla base di trattamenti di superficie, di polveri cosmetiche. Per chi non conoscesse l'azienda, KS Pearl è un'azienda specializzata da più di 30 anni nella produzione delle polveri trattate in superficie con alti livelli di qualità per offrire il massimo livello di purezza ma anche omogeneità all'industria del make-up in modo che la polvere cosmetica sia facilmente inseribile nella formula e crei dei prodotti che siano stabili nel tempo con attività long lasting ma soprattutto non ci siano aggregati o non ci siano disomogeneità nella polvere. Ecco, il trattamento di superficie in generale dona delle caratteristiche migliorative alla polvere cosmetica, garantisce un effetto, come dicevamo, long lasting, una stabilità in emulsioni a fine olio nelle dispersioni olio e anche uno skin film migliorato e un'affinità cutanea maggiore rispetto alle polveri che invece non sono trattate in superficie. Ecco, come potete vedere in questo esempio di dispersione ottenuto con del titanio diossido trattato a destra, non trattato a sinistra, il prodotto trattato rimane a fase olio in maniera consistente, cosa che invece non accade, non vedete nella polvere non trattata di sinistra. Questa è una caratteristica facilmente identificabile che è caratteristica comune dei trattamenti di superficie di KS Pearl. Un breve excursus sul storico di quelli che sono i trattamenti di superficie. Diciamo che in termini generali i trattamenti di superficie nascono dall'uso di metal soap, proprio all'inizio quando si è cominciato a parlare di polvere trattate di superficie, per poi arrivare a cere, siliconi, amminoacidi, fluoroacrilati e nuovissimi archisilani. In generale nel mercato cosmetico oggi è dominato da due tipologie di trattamenti di superficie che sono i siliconici e gli archistilani. Purtroppo però, come sapete, i siliconi hanno una percezione non proprio positiva, direi definita negativa, sia da parte dei consumatori che da parte delle istituzioni di controllo. Qui vedete un provvedimento dell'ECHA, che è l'European Chemicals Agency, sull'uso del DPCO5 in prodotti da risciacquo che impone appunto delle restrizioni di utilizzo. E da parte del consumatore abbiamo un'altra preoccupazione, perché a livello cosmetico topico i siliconi sono moltissimo usati per texture, per le proprie proprietà ottiche, l'effetto soft focus, eccetera, ma alcuni limiti a livello di applicazione topica sono da segnalare, perché l'uso costante di un silicone impedisce
l'effettiva normale respirazione cutanea. Causa quindi l'ostruzione dei pori, con conseguente infiammazione in alcuni casi, addirittura acne, nonché l'aumento della dimensione dei pori che raccolgono impurezze al loro interno e non possono essere facilmente eliminate. Questo naturalmente con un uso regolare di silicone, non saltuario. Ecco, come anticipato nelle slide che abbiamo visto prima, il trattamento di superficie entre i passi del Silano, che è definito AS nel portfolio di Capacitol, è uno dei più diffusi e nonostante non si tratti di un silicone inteso come polimero, perché non lo è, anch'esso è parte però della categoria dei silani, quindi ricade nella categoria dei siliconi. Il trattamento AS è un trattamento ottimale, direi, per la dispersibilità in oli, per il liquid make-up, ed è costituito da un forte legame chimico con la polvere trattata. Questo significa che è molto stabile in tutte le condizioni. Se vogliamo però fare un cosmetico silicone-free, abbiamo bisogno di mantenere queste caratteristiche da una parte, quindi dispersione, eccetera, ma con un altro trattamento di superficie di diversa origine, e ci viene in aiuto il trattamento definito ST di KS Pearl. Si tratta di un trattamento chimico, quindi molto stabile, così come l'AS e per i capelli si hanno, però in questo caso parliamo di isopropil titanio trisostearato. Vedete la formula, la descrizione sotto nella slide e come questo trattamento di superficie sia effettivamente legato in maniera chimica alla struttura della nostra polvere. Ecco qui il portfolio di KS Pearl per i trattamenti ST, che sono effettuati col 3% di pietrossida acrilil-silano sulla superficie in legame chimico, abbiamo detto, quindi con ottima stabilità, ottima dispersività e bassa viscosità in sistemi olio. Altre importanti caratteristiche sono un'idrofobicità che viene definita eccellente e una buona affinità cutanea. Le applicazioni principali, come vedete indicato qui, sono lipstick, concealer, foundation in stick e emulsion pack. E la gamma prodotto dei trattati in ST è costituita da titanio diossido, TiO2CR50/ST, gli iron oxide yellow, red e black, HP significa high purity, con bassi livelli quindi di metalli pesanti, sempre anche loro trattati in ST. Poi abbiamo una sericite che è la sericite M, una mica che è la mica H e una mica sintetica che è la sinmica M. Sia la mica H che la sinmica M hanno caratteristiche matte, e la sericite M è una sericite ad alta purezza, quindi evita l'ingiallimento nell'arco del tempo. Nelle prossime slides, in questa slide, vi faccio vedere alcuni test di bagnabilità in olio e di viscosità in alcune formulazioni make-up. In questo test vediamo del titanio diossido trattato a sinistra, ST, e non trattato a destra, al 40% in capelli Capric, e come potete vedere c'è una ottima dispersibilità in olio e una viscosità minore del non trattato, per cui vedete proprio una differenza notevole. In questo test invece di bagnabilità in oli abbiamo il confronto tra il titanio diossido non trattato in pietrossida acrilil-silano con la sigla AS e il nostro trattamento ST. Vengono testati diversi veicoli, come vedete, tra cui l'isododecano in alto a sinistra, l'esilaurato in alto a destra e il dicarbonato caprato in basso a destra. In tutte le valutazioni vedete ottima bagnabilità in esteri mineral oil, una ridotta viscosità in formulazioni con alta percentuale di pigmento, perché qui parliamo del 70% di titanio diossido in olio. Okay? Un esempio applicativo del trattamento ST e del trattamento AS lo vedete in questa formulazione di un liquid make-up e un concealer sostanzialmente. Qui abbiamo una base pigmento al 25-75%. Vedete la diversa viscosità nella parte bassa della slide. Potete anche vedere come il trattamento ST dia la possibilità di ottenere degli stick molto omogenei e performanti, molto di più che non con il trattamento AS. Quindi diciamo che dipendentemente da quella che è l'applicazione finale che volete utilizzare, avete preferibilmente l'AS o l'ST. Se dobbiamo stare su un silicone, dobbiamo stare su un trattamento ST.
Nel caso del consieristic abbiamo un pigmento totale 34,60%. Bene, a questo punto potete vedere alcune formulazioni perché KS Pearl ha una serie, ha un laboratorio applicativo piuttosto formante, quindi abbiamo il loro supporto per tutto ciò che riguarda le formulazioni cosmetiche, abbiamo un bellissimo formulario. Qui potete vedere un liquid concealer in cui il nostro prodotto in ST è il titanio diossido CR50SP usato al 20%, i diversi iron oxide alta purezza, alle diverse percentuali che vedete indicate. La prossima slide, ecco qui. La prossima slide è una formulazione invece foundation, un silicone free foundation con il nostro titanio diossido CR50 ST al 10%. Anche in questo caso vediamo diversi HP. Oltre ad avere trattamenti ST, abbiamo anche di KS per la silica L51 all'1%, una silica ad alta assorbenza di olio. Perfetto. Ora passiamo alle alternative ai siliconi, parliamo di Aircare, ci viene in aiuto Chemie Union con Sensovel Soft e Lactishine Amazon. Abbiamo in prima istanza una visuale di che cos'è Lactishine Amazon 3R. Allora, è un mix costituito da Orvigna speciosa kernel oil e Astrocarium murmuris silvate. È un'alternativa naturale ai siliconi e viene utilizzato principalmente per lo shine e la pettinabilità. Ecco, i risultati sono immediati, naturalmente. Quando si parla di haircare è necessario conferire dei risultati che siano facilmente percepibili al consumatore. Ecco, qui abbiamo il primo test, che è un test di Shine Improvement. Non vi farò vedere tutti i test a disposizione della Shine Amazon, così come degli altri prodotti che vi ho fatto vedere e vi farò vedere, proprio perché è questione di tempo. Ecco, però abbiamo poi una serie di documentazioni, letterature, dossier che sono molto più utili, quindi se avete necessità di aggiornamenti fatemi sapere. Per quanto riguarda l'Actishine Amazon 3R, qui vediamo il test di Shine Improvement con il Gloss Meter. Sostanzialmente abbiamo una linea costituita da shampoo, conditioner e leave-on con il 2% di Actishine Amazon 3R oppure il 2% di fenilmetricone, che è il nostro riferimento, o il 2% di monoidi. Qui vediamo i risultati. Ecco, allora vedete come il nostro Lactishine Amazon 3R dopo 3 e 6 trattamenti, specificamente dopo 6 trattamenti, quindi la barretta più scura, si è in grado di dare un raddoppiamento di quelle che sono le caratteristiche in termini di shine rispetto al fenilmeticone e un 30% in più rispetto al monoidi, quindi direi ottimi risultati dal punto di vista di shine. L'altro vantaggio del nostro prodotto, del nostro Anti-Shine Amazon, è anche quello di andare a rigenerare la fibra capillare, quindi non solo un'attività legata allo shine, ma anche un'attività legata, diciamola così, più biologica, nel senso che andiamo a rigenerare la fibra. Allora, abbiamo nella prima immagine in alto, questa è una SAM, quindi un'immagine al microscopio. Guardate in alto un capello vergine, un'immagine invece di un capello danneggiato per decolorazione a destra e poi i trattamenti con l'Actishine Amazon 3R su un capello danneggiato, così come il placebo. Dopo 6 lavaggi, ho anche tutta la valutazione all'1 e 3 lavaggi. Qui potete vedere come il placebo sia effettivamente molto danneggiato, mentre per quanto riguarda l'Actishine Amazon, decisamente la struttura del capello è migliore. Ecco, quest'altro test è un salon test, quindi viene fatto da un professionista. Sostanzialmente abbiamo un trattamento al FED, quindi metà testa trattata con Actishine Amazon 3 al 2%, shampoo, conditioner e leave-on, e metà testa trattata al 2% con fenilmetricone. 6 applicazioni e andiamo a vedere i risultati. Qui vedete un grafico in cui si rappresenta il confronto tra l'Actishine Amazon 3R al 2% e il fenilmetricone al 2% dopo 1, 3 o 6 trattamenti. A sinistra su un capello asciutto con valutazione dello shine variation, a destra un water con variazione sul detangling.
Come vedete, non c'è differenza nelle varie colonnine. Questo significa che il professionista in sé non è in grado di distinguere tra l'apice Amazon e la controparte Silicon. Qui abbiamo un test specifico fatto su capello biondo. Questo perché il capello biondo di solito è molto difficile da rendere lucente, per cui fa un test in una condizione particolarmente sfavorevole, che è il capello biondo, e andiamo a valutare lo shine. Sempre al 2% in una linea hair care, quindi come prima shampoo, conditioner e leave-on. Un trattamento e tre trattamenti. Vedete nella parte sotto della slide come dopo un trattamento ci sia un più 13,38% di shine e dopo tre trattamenti più 25 e 12%. Qui un breve riassunto, la nostra carta d'identità dell'apice shine Amazon 3R. Abbiamo come inci Orvinia Speciosa Kernel Oil, Socaria Muro Seed Butter. E per i benefit abbiamo visto Smoothness, Shine, Combi, Detangling e naturalmente un'alternativa naturale e del tutto efficace come silicone. L'altro prodotto di cui vi parlo, sempre per l'alternativa ai siliconi in aircare, SensoVail Soft, di recente sviluppo in Chemie Union, come vedete viene indicato come liquid repair. Questo è un prodotto anch'esso vegetale, quindi plant-based, che è in grado di andare a sostituire quelli che sono i liquidi danneggiati sulla superficie del capello, creando una sorta di biofilm sulla struttura. Questo biofilm permette di avere un capello sicuramente meno danneggiato, vedremo anche che le caratteristiche sono molto simili a quelle del silicone. Ecco, qui vedete un grafico, un'immagine, qua si va a valutare la combability, quindi la pettinabilità. Come vedete nell'asse della Schiss abbiamo leverage strength, quindi la forza che serve a pettinare il capello, più è bassa questa forza, più indietro il nostro capello è facilmente pettinabile. Vedete che con SensoVail Soft e il benchmark, che è un riferimento siliconico, avete dei risultati molto simili e rispetto al placebo con il nostro SensoVail Soft abbiamo un miglioramento del 2,8% e naturalmente parliamo di un prodotto naturale. L'altro test riguarda il frizz reduction. Qui avete due colonnine con il before treatment più scuro e after treatment in azzurro più chiaro. Il SensoVail Soft e il benchmark li vedete qui indicati e sono molto simili, quindi si comportano alla stessa maniera e vedete una riduzione dell'effetto frizz. E anche qui chiaramente parliamo di prodotto naturale. In ultimo abbiamo l'attività sulle cuticole, quindi abbiamo uno scanning electron microscopy come test, vedete un controllo, un placebo, il benchmark e SensoVail Soft. Il capello è un capello che è stato danneggiato per colorazione e potete vedere, come nel caso della Fiction Amazon, il test è molto simile, potete vedere un riallineamento delle cuticole e riparazione dopo la decolorazione con questa attività di film form. È molto importante, non vi dà l'effetto build-up, cosa che invece succede talvolta con l'uso dei siliconi. Qui di nuovo una identity card del nostro prodotto, etil linoleato, etil oleato, cranberry sinica, seed oil, sunflower seed oil, avocado oil, come nome inci. E per quanto riguarda i benefit, vedete riparazione lipidica, migliora la pettinabilità, riduce il frizz, ripara le cuticole, lavoriamo su softness e shine, chiaramente potete cremizzare il silicone free, lanolin free, quaternario free, sostenibile al 100%, biodegradabile con percentuali d'uso differenti se volete usarlo in uno shampoo oppure in un conditioner maschera e on. Si consiglia per shampoo 0,1-0,5%, per conditioner maschera e on 1-2%. Perfetto, ora passiamo alla seconda parte, parliamo delle alternative alle microplastiche. In questo caso abbiamo due dei nostri partners che ci vengono in aiuto, sono di nuovo KS Pearl e Jarchem, che vi introduco più tardi. Come sapete, il problema delle plastiche è un problema ambientale molto sentito dal consumatore che richiede e seleziona sempre di più dei packaging che siano sostenibili, che siano biodegradabili e vediamo un pochino cosa succede nell'ambito cosmetico.
In cosmetica c'è il cosiddetto uso delle microplastic beads, che di solito sono delle sferule di dimensione minore, di 5 mm, sono usate in diverse applicazioni, come sfoglianti, in detergenza, oppure nell'oral care, oppure per la loro texture e anche per il rolling effect, vengono usate in formazioni skincare e make-up. Diciamo che i tipi principali di microbeads che si utilizzano sono il polietilene, il PE, il PMMA, il PET e il polipropilene. Vediamo ora in cosmetica. Vi accennavo come queste microplastic bead sono molto importanti per la texture, perché danno questa sorta di rolling effect, sono oil absorbent, quindi controllo del sebo, mattifying effect, e anche per l'effetto di riempimento, quindi l'effetto ottico di soft focus che forniscono. Le alternative ad oggi in cosmetica esistono. Oggi vi presento due categorie diverse di prodotti per lo skincare e per il make-up. Vi parlerò per primo del make-up con Capace Pearl, e parlerò di Soft Silica. Come abbiamo detto, le microplastic beads hanno una texture, direi, unica, e sostituirle significa trovare delle materie prime che abbiano delle caratteristiche quantomeno simili, ma che siano biodegradabili. In genere si propongono come alternative le silica beads tradizionali, ma non sempre, diciamo così, sono soddisfacenti dal punto di vista sensoriale della texture, per via della texture particolarmente soft delle microplastic beads, che di solito invece non si ritrova nelle silica beads. Capace Pearl ha identificato una nuova tipologia di silica che si chiama Soft Silica, che costituisce un'alternativa direi valida per le microplastiche. Ecco, qui è una slide riassuntiva delle caratteristiche di Soft Silica. Come vedete, si tratta di un prodotto minerale con inci silica. Si tratta di una particella non porosa, a differenza delle classiche silica beads. Questo significa che assorbe olio solo una bassa quantità, e questo non altera la formulazione e la stabilità dell'emulsione, in prima istanza. In termini di dimensione, parliamo di particelle da 7 micron. E sono molto stabili, sono molto sicure a livello cutaneo, collagenico, eccetera. Ed esiste anche la versione con un trattamento di superficie in triotossica triversilano, il nostro AS che vi nominavo prima, con una grata dispersibilità di sistemi olio e con un'efficacia long lasting. Come vedete nel grafico sotto, in cui sono confrontate le microplastic beads con soft silica e silica beads in termini texture, vedete che nell'asse delle ordinate abbiamo spreadability, invece sull'asse delle cheese abbiamo softness. Vedete come la soft silica, che ho sottolineato in giallo, presenta un profilo sensoriale molto più simile al PMMA e al nylon powder, rispetto a un general silica bead che vedete essere con una spreadability molto alta, ma una softness molto bassa. Quindi questa è la vera differenza in termini di texture. Infatti, soft silica un ottimo candidato, direi, per le alternative alle microplastiche. Ecco, similmente a prima vi faccio vedere qualche formulazione che poi chiaramente è disponibile nel nostro formulario. In questo caso avete una Blur Powder Fat che contiene anche della P-Alumina. Avete la nostra Soft Silica AS al 2,50% e l'Aronoxide AS alle diverse concentrazioni. L'altra formula che vi faccio vedere è un eyeshadow matte, in cui abbiamo soft silica, in questo caso al 5%, con la mica, SBK SS sono delle silica beads trattate in meticone, P-Alumina 150, che è come nome inci alumina, e vedete questa formulazione, insomma, è un eyeshadow interessante. Passiamo ora al nostro partner Jarchem. Jarchem è un'azienda americana con sede in New Jersey, che sviluppa specialties e sviluppa attivi con una particolare attenzione all'uso di fonti vegetali, e in linea con quelli che sono i dettami della Clean Beauty, che negli Stati Uniti certamente è una driving force, chiamiamola così, in ambito cosmetico piuttosto forte, piuttosto sentita.
Ecco, Gerchem nasce nel 78 e produce e distribuisce worldwide i propri ingredienti, sviluppa prodotti che siano in linea con le richieste dei clienti, naturalmente sulla base di direi una solida attività di ricerca, visto che l'azienda è gestita e guidata da chimici o ingegneri chimici, e si svolge internamente tutto quello che è lo sviluppo e considera TipBox come referente di Gerchem per quanto riguarda il territorio europeo. Vedete l'azienda come detenga una serie di certificazioni di qualità, tra cui anche l'RSPO, che è chiaramente un altro tema piuttosto caro all'industria cosmetica. E come vi farò vedere più avanti, il portfolio di Gerchem è piuttosto ampio e vi darò un'idea generale, insomma, dei prodotti che Gerchem tratta. Parliamo ora di Jabid, che sono queste sferule a base di argille che sono alternative alle microplastiche. Ecco, le Jarbid di Jarchem sono innanzitutto costituite al 100% da ingredienti naturali, nel particolare si parla di argilla e si parla di jojoba esters. I prodotti sono quindi biodegradabili al 100%, totalmente sicuri, ipoallergenici e diciamo che i benefit associati all'uso dei Jarbid sono due in un solo prodotto, quindi abbiamo la sfera che fornisce l'attività scrubante e sfogliante e dall'altra parte abbiamo l'argilla che grazie alle sue capacità assorbenti rimuove le impurezze a livello cutaneo. Colori a disposizione ce ne sono sei, sono red, green, pink, white, black and brown, poi altri colori possono essere disponibili su richiesta. In termini di dimensioni, qui parliamo di sfere che sono molto diverse da quelle che vi ho proposto prima di Capice Pearl, perché parlavamo di un set di cronometri prima. Qui parliamo di sfere con due dimensioni diverse, quindi possiamo scegliere tra il medium e il large. Il medium è di 600-1300 micron, mentre il large è di 800-1200 micron. Come melting point abbiamo un range di temperatura che va dai 50 ai 60 gradi, come abbiamo detto, totalmente biodegradabile, totalmente ipoallergenico. Ecco, l'uso delle jar beads è da preferirsi alle microplastiche per le caratteristiche che abbiamo detto ovviamente di naturalità e biodegradabilità. E, abbiamo già visto come esistano delle alternative alle microplastiche, talvolta vengono usati dei siliconi, talvolta vengono usati in ambito scrubante e sfogliante dei frammenti di gusci che arrivano da quindi, fonte naturale. In questo caso ovviamente la biodegradabilità è garantita, parliamo di una fonte naturale, ma il problema di utilizzo di frammenti di questo genere è che la forma non è sferica, quindi questi frammenti possono avere anche degli sfigoli vivi e quindi possono irritare la cute. Ecco, questo chiaramente non succede con le nostre Jarbid, che sono sferiche in maniera regolare e la dimensione viene controllata. Quindi permettono insomma un'alternativa valida a quelle che sono le microplastiche, con in più un'attività biologica dovuta al fatto che arrivano da delle argille che hanno lo stesso un'attività dimostrabile, un'attività antinfiammatoria, detossificante e purificante. Ecco, in questo caso vediamo un'immagine di come si presentano diverse percentuali di sfere in una formula finita. Vedete nell'immagine l'indicazione M sta per medium size, L sta per large size, ha diverse percentuali, dallo 0,1% fino all'1%. E vedete la differenza di apparenza all'interno della vostra formulazione. Anche Jarchem ha un bellissimo, direi, laboratorio applicativo, per cui vi mostro ora alcune formulazioni che hanno sviluppato loro. Questa è la Jarchem Dual Function Natural Exfoliating Face Wash. In questo caso abbiamo alcuni prodotti di Jarchem della formulazione, tra cui le Jar Beads, in combinazione però con altri prodotti, tra cui surfattanti, idratanti e degli agenti chelanti naturali. Anche questo chiaramente disponibile su richiesta. Per quanto riguarda quest'altra formulazione, invece, è un exfoliating face wash. Anche in questo caso abbiamo le jojoba ester con il lì, questo è il nome delle nostre jar beads, con attività esfoliante al 100%.
abbiamo un agente chelante, idratante, idratante, surfattante, sempre della linea Jacken. La terza formulazione che vi ho fatto vedere è un Natural Sweetening Cleansing Milk. Questa è una formulazione che contiene la nostra Jarvid Black, nella versione large, con una percentuale del 2%. Botanomince, jojoba ester, illite, kaolin. Poi vedete una serie di altri prodotti sottolineati che sono surfattanti, supranov, idratanti e agenti chelanti. Ecco, un ultimo, un brevissimo excursus sulle linee prodotto di Jarchem. Diciamo che oltre alle sfere abbiamo a disposizione diversi altri prodotti, sono specialty e attivi, si tratta di cibarre e derivati, argille, oli esotici, lanolina vegetale, attivi anti-age, surfattanti poliglucosidici non ionici, surfattanti aminoacidici, chelanti bio, diversi alcani di origine vegetale, poi alcol, lipidi, piacere. Direi che per maggiori dettagli su Jarchem vi invito a scaricare il catalogo di Jarchem dal nostro sito oppure a contattarci direttamente se vi serve qualcosa relativamente a queste linee di prodotto e insomma, potremo darvi sicuramente maggiori indicazioni su questo, perché il portfolio di Jarchem è piuttosto ampio. Direi che con questo è tutto per quanto riguarda Clean Beauty ed alternative ai microplastiche. Vorrei ringraziare tutti voi, vedo che siete stati numerosi quest'oggi, per cui sono molto contenta. Ringrazio anche i partners per quanto riguarda la possibilità, insomma, di averci fornito questo materiale per fare questo webinar e vi segnalo in ultimo quelli che sono i nostri appuntamenti. Allora, vediamo se riesco a rivedere l'agenda. Ecco, questa è l'agenda dei nostri eventi. Come vedete, abbiamo iniziato con questi webinar ogni 2 settimane, finiremo al 21 di luglio. Siamo al secondo appuntamento della Clean Beauty e al 31 marzo abbiamo il terzo appuntamento Clean Beauty che è relativo a Natural Fermentation Process. Poi aprile sarà il mese del make-up, quindi parleremo sia di trend sia di nuove tecnologie nel make-up. A maggio parleremo di un nuovo partner che abbiamo da pochissimo tempo, che è GMV, Green Mountain Bio, parleremo di linea Botaniclex. Come vedete, hanno a disposizione, questa azienda ha a disposizione una serie di fitoattivi interessanti perché vanno a lavorare su delle determinate problematiche che sono colsora, quindi herpes, acne e anche microbioma. Maggio sarà il mese della sostenibilità, giugno invece parleremo di Home Spa e Blue Light Protection, parleremo di Pro e parleremo di Care in luglio. Dato che non ho moltissimo tempo e mi sembra di non vedere particolari domande, ok, perfetto, comunque vi chiedo la cortesia di inviarmi indirizzo mail tutte quelle che sono domande o richieste in modo che possiamo rispondere in maniera puntuale a tutti voi. Inoltre vi segnalo che alla chiusura del webinar si aprirà una sorta di pop-up con una breve survey che vi chiederei la cortesia di compilare per poterci aiutare insomma, a migliorare quella che è sempre più utile per voi, sempre più in linea con le vostre richieste. Quindi per oggi vi ringrazio molto e direi che vi aspetto numerosi al prossimo appuntamento sulla Clean Beauty e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti.